Ciao a tutti, eccoci qui come sempre in questa pausa della caffè, ma soprattutto in questa pausa dove si parla di viaggi, dove si raccontano storie, dove si parla di luoghi che vi consiglio e vi consigliamo insieme a tanti ospiti che partecipano al Caffè delle Tre, che ormai è un appuntamento che insomma è diventato una consuetudine a cui non potete assolutamente mancare, soprattutto se vi piacciono i viaggi, perché questo è il tema di cui si tratta in questa rubrica, e soprattutto se vi piace l'Italia, perché come sempre andiamo a scoprire alcuni posti, magari anche posti di cui abbiamo già parlato, che però insomma scopriamo con gli occhi di qualcun altro. Quindi magari vediamo anche qualche chicca e qualche curiosità da vedere in questi luoghi d'Italia. E allora sono pronta per fare intervenire Flavia Diciano, la viaggiatrice solitaria. Quindi questo è un altro aspetto importante. Ciao Flavia, grazie per Ciao a essere. tutti, ciao, Grazie. ciao. Grazie di essere intervenuta, e soprattutto, insomma, la viaggiatrice solitaria è così che ti fai chiamare anche appunto sui social, dice molto, perché chiaramente a questo punto tu viaggi da sola, che è un aspetto che devo dire io non vivo tantissimo, nel senso che quando viaggio per lavoro c'è sempre qualcuno intorno. E quando viaggio nella vita ho sempre amici, parenti, insomma, c'è sempre qualcuno che viene con me. E penso invece che un bel viaggetto in solitaria sia una delle cose che almeno va fatto una volta nella vita. Cosa ne pensi? Esatto, sono completamente d'accordo, sono in tanti che lo consigliano, da psicologi, scrittori, persone che cioè, la consigliano come, proprio come esperienza, non come per chi vuole anche provare una modalità di viaggio differente, per chi vuole stare più in contatto con se stesso. È un modo di viaggiare sicuramente diverso da quello classico con amici, parenti, fidanzati, perché appunto ci sei tu e solo tu. Tu e i luoghi. Senti, com'è iniziata questa storia, questo amore per i viaggi e tutto appunto quello che fai per raccontare i luoghi, il tuo blog, insomma, i tuoi progetti inerenti al girovagare? Allora, penso tutto quanto dal mio tirocinio post laurea, perché ai tempi dicevano: Flavia, devi fare un tirocinio all'estero perché fa curriculum, no? E quindi, e quindi io ricordo che mi ero laureata e sono andata a fare questo tirocinio. Insieme anche c'erano anche altre persone che avevano scelto delle mete all'estero, però là è nato questo amore per il viaggio, cioè mi rendo conto che gli altri avevano fatto veramente l'esperienza perché dovevano stare quei 3 mesi fuori casa. Invece io quei 3 mesi fuori casa me li sono goduti, ero andata all'isola di Creta, mi ricordo, a lavorare e ho approfittato di ogni singolo istante libero, credimi, per girarmela in lungo e in largo. E quindi poi da qui non ho smesso, cioè anche con i lavori futuri, quando sono rientrata in Italia, quando avevo il giorno libero, oppure quando avevo le ferie, io prendevo e partivo. Brava, bravissima. Quindi, sì. E da lì hai iniziato a raccontare tutte le tue esperienze nel blog, sui social, insomma, anche immagino per condividere questa tua passione con chi viaggia in solitaria come te. Esatto, perché il fatto che viaggio in solitaria in Italia è molto insolito, perché non sono tanti a farlo, anzi, quindi ancora di più, però siccome so che ci sono tante persone, tante ragazze che comunque sono intenzionate a farlo, ma magari sono un po' frenate, perché la maggioranza appunto non lo fa, allora il messaggio che vuole passare è proprio questo, che in realtà è possibile farlo, ovviamente con le dovute precauzioni. E quindi da lì nasce il blog per condividere proprio consigli sia sugli itinerari, ma sia su questo metodo di viaggio. E senti, appunto, chi viaggia da solo, prima di addentrarci poi nelle mete che ci consiglierai, che cosa deve sapere o che cosa deve fare prima di approcciare una cosa di questo tipo? Cioè, intanto forse ci vuole la motivazione. Assolutamente sì, ed è una motivazione che viene strada facendo, cioè non posso nasconderti che la prima volta che partirai te la starai facendo sotto perché sei da sola, però poi una volta che arrivi nella meta, se
perlomeno hai pianificato, ed è quello il consiglio che do, cioè nel senso che di non andare lì allo sbaraglio, di pianificare un viaggio come se stessi con un'altra persona. Ad esempio, vado 3 notti a Siviglia, io so già bene dove andare a dormire e come spostarmi dall'aeroporto fino all'albergo. Questo paradossalmente mi crea della tranquillità. Oppure arrivare alle 5 del pomeriggio anziché mezzanotte o alle 9 di sera, quando c'è il buio e noi perdiamo un po' la nostra percezione sensoriale. Quindi sono delle piccole cose che poi aiutano mentalmente e ti fanno capire che quelle che restano erano delle paure infondate, perché non sono concrete, no? Certo, se sei Quindi, organizzato, se sai dove vai, ovviamente sei tutto esatto. pronto per affrontare il viaggio. E qual è diciamo, il bagaglio che ti porti a casa poi, la parte più significativa del viaggio da sola? Io ricordo, io ho girato un po' di città perché appunto sono nata in Brianza, poi ho vissuto a Roma e quando mi spostavo in queste città, sempre prettamente italiane, iniziavo magari, ovviamente, sai, nella città nuova non conosce nessuno, quindi ecco, uscire da sola sì, cioè per dire ti vai a fare l'aperitivo da sola. Allora mi portavo un libro, facevo, insomma, mi sedevo, mi gustavo questo aperitivo, poi da lì iniziavo a conoscere, insomma, una persona magari che ti diceva qualcosa e iniziavano appunto le prime conoscenze. Quindi queste sono le mie esperienze e mi porto a casa da quelle poche esperienze che ho fatto. In senso proprio di libertà, cioè di dire io faccio quello che mi pare, sono lì seduta al tavolo, mi godo l'aperitivo e nel frattempo magari, chissà, conosco anche qualcuno. Però immagino che fare un viaggio ancora più lungo, più insomma lontano, ti faccia portare a casa anche cose ancora più profonde. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto un po' più di responsabilità perché sei completamente padrona di te stessa, quindi tu organizzi le tue giornate e quindi poi anche a te spetta, qualora succeda qualche imprevisto, risolverle. Cioè, non c'è nessuno che fa niente per te. Al massimo puoi chiedere aiuto, a volte ce l'hai, a volte non ce l'hai. Quando non ce l'hai, devi escogitare un piano B. Queste sono delle cose che vuoi non vuoi ti fortificano, perché poi anche quando ritornerai a casa ti rendono nella vita quotidiana più propensa ad essere così, quindi una problem solver o a cercare sempre il piano B, il piano C, un compromesso, insomma, qualcosa che ti porta verso la soluzione. Ah, sicuramente. Sì. Bene, allora, tra i tanti viaggi, adesso andiamo a scoprire qualche luogo che tu consiglieresti di vedere in Italia, perché appunto, diciamo, i viaggiatori che seguono questa pagina amano l'Italia, come la amo moltissimo io. E dove ci potresti indicare di andare? Io ho alcune foto che mi hai mandato, adesso le condividiamo. Intanto qui, beh, un posto, in realtà io Sulmona non l'ho mai vista, perché quando vedi confetti ti viene in mente Sulmona. Non l'ho Invece, mai vista. Sulmona è una delle città, sì. È Scusa? una delle città più belle dell'Abruzzo, La devo Sulmona. vedere, infatti, è una di quelle che mi manca. Sì. Raccontaci di Simona. Allora, innanzitutto perché è vicinissima all'Aquila, quindi la capitale, anche se una persona vuole un attimino ritornare nel capoluogo, scusami, della regione, rivivere una città montagna, può collegare entrambe. Ma Sulmona è caratteristica perché, appunto, a parte le viuzze tipiche del borgo arroccato in montagna, è famosa per i famosi confetti, appunto, come si può dedurre dalla foto. E c'è questa fabbrica di confetti, appunto, Pelino si chiama, che fa i confetti fanno le decorazioni con i confetti. Quindi, quando andrai lì in città, sotto i portici, vedrai dai fiori decorati alle statuine, insomma, un po' di tutto, e poi comprarli, degustarli. Ci sono diversi gusti. E puoi anche andare nella fabbrica. C'è la fabbrica non poco distante dal centro, dove appunto fanno vedere tutto il processo dei confetti Pelino. Pelino, diciamo, l'azienda più famosa in città, che da anni e anni ha questa tradizione. E piacevole, sì, per una Bella, da passeggiata in vedere montagna. in che periodo dell'anno, secondo te, o quando l'hai vista tu? Non so se c'è Allora, sicuramente un momento.
Io l'ho vista in inverno, allora l'ho vista in realtà 2 volte, quando ero piccolina, ovviamente in gita scolastica, perché essendo abruzzese io ti ci portano, quindi avevo fatto appunto questo binomio sul Mona L'Aquila, ricordo, ed era primavera, il periodo delle gite scolastiche, però in realtà anche in inverno, se becchi la giornata di sole, ha il suo fascino, come fu appunto l'ultima volta, ero andata in inverno, c'era la neve. E quindi da lì poi tu vedi da una delle piazze principali il Gran Sasso come Meraviglioso. sfondo. Quindi è bello vedere appunto le case più il Gran Sasso che c'è dietro. Bello, bellissimo. Allora, vediamo invece quest'altra foto. Allora, dove aspetta? Vediamo se riusciamo. Ecco, quindi qui invece questo luogo che ho visitato anch'io, bellissima città. Andiamo a. La foto parla da sé, siamo a Mantova, ovviamente. Mantova, esatto, posto Mantova veramente, l'ho visitato un po' tardi, devo dire, perché sai, quei posti dici devo andare a Mantova, però insomma, rispetto sul Mona magari ci sta che sul Mona non l'abbia vista, ma Mantova bisogna vederla. L'ho vista qualche anno fa, devo dire che mi è piaciuta veramente molto come città. Tu cosa ci dici? Sì, anche a me è piaciuta tantissimo perché, a parte che in una posizione strategica, quindi per chi abita nel nord da Milano, Venezia, Verona, ci arrivi nel giro di un nanosecondo. E poi a me piace proprio il fatto che è in mezzo al fiume, praticamente, no? Perché c'hai il Minzo, quindi che da qualsiasi lato tu arrivi e la vedi. E soprattutto ora io qui ho messo questa foto, ma in realtà avrei dovuto mettere, cioè perché vabbè, questa è la, diciamo, la più caratteristica di quelli che sono i palazzi, i musei di Mantova, e, però anche lo skyline che si ammira al tramonto è bello, cioè è diverso rispetto a delle altre città, no? Perché hai appunto tutto il pontile che collega con Mantova Centro che si distacca dal Sì, ma poi resto. anche la possibilità di fare appunto le crociere appunto sul Mincio, che sono una delle cose che io ricordo di Sì. esserci andata in estate, faceva caldissimo, però devo dire che non sapevo si potessero fare delle esperienze così a Mantova, cioè è una di quelle città secondo me che almeno nell'immaginario collettivo è una bella città d'arte, che però ha molto anche dal punto di vista naturalistico e proprio della bellezza Esatto. di quello che c'è fuori dai palazzi, no? Sì, dai Direi che. palazzi, appunto, tu appunto vari dai palazzi ducali al centro, anche l'aspetto culinario non è da sottovalutare a Mantova, perché Mantova appunto ha i tortelli di zucca, la sbrisolona, Esatto. Sì. Esatto. cioè io li ho amati quei tortelli, cioè io proprio li mangio sempre, cioè anche se No, ne esagero. sono buonissime. Poi anche lì vicino, no, appunto, a proposito del Mincio, Valeggio sul Mincio, dove ci sono anche questi che sempre tortelli, no, che li chiamano i nodi d'amore, c'è tutta la leggenda. E devo dire che in tutte le salse, o di zucca o in tutti gli altri mille modi, cioè si sente proprio che sono fatti a mano e che hanno questa pasta Sì, sottile. molti addirittura lo fanno in chiave rivisitata. Per esempio, io sono stata sempre quel giorno in centro ad una pizzeria ristorante che però fa delle focaccine con appunto la zucca, quindi come se fosse un tortello, ma in realtà era una focaccia con la zucca e altri ingredienti tipici, sempre. Quindi non mangi sempre il solito tortello, cioè c'è l'ingrediente della zucca, ma lo rifanno un po' a modo loro, quindi diciamo è una bella peculiarità questa che è a Sì, devo Mantova. dire che anche dal punto di vista culinario, che insomma in Italia non manca mai qualcosa che insomma ti fa muovere per la tavola, devo dire che Sì, Mantova ha esatto. questo buon motivo. E adesso Nella andiamo invece. città di Dante, Sì, esatto. relativamente, perché molti non lo Infatti. sanno, ma Dante è morto a Ravenna. Tutti Certo. quanti associano Dante a Firenze, ma in realtà no, Dante ha passato gli ultimi anni della sua vita a Ravenna e c'è tutto un percorso su Dante Alighieri a Ravenna stessa, che di cui io stessa quando sono andata, io allora premetto che a Ravenna l'ho visitata ancora meglio perché
ho partecipato ad un blog tour, quindi Ah. ero appunto con delle guide esperte, no? Avevo fatto un itinerario talk perché quest'anno, cioè quest'anno, l'anno scorso in realtà, nel 2021, sono ricorsi esattamente 700 anni dalla morte di Dante. Quindi c'era tutto un percorso itinerario che ripercorreva quelli che sono stati i suoi luoghi prima della morte. E quindi io stessa non sapevo che Dante era morto a Ravenna, quindi mi sono riscoperta, perché tutti quanti tendiamo ad associare Ravenna alla città dei mosaici, no? Sì, Che sono i esatto, mosaici più conosco famosi in molto. tutta Sì. Italia. Ma in realtà no, c'è anche questo aspetto che è molto importante, e anche perché è anche bello da vedere, cioè ci sono dei musei, ci sono due cose molto che mi hanno colpito. Innanzitutto, se tu vai nell'ufficio turistico puoi acquistare, cioè acquistare, puoi noleggiare delle cuffie e fare una visita guidata, ma non quella classica con la guida che ti porta con sé e ti spiega. Ma puoi fare come se stessi facendo, adesso mi sfugge il nome, però quelle feste dove hai le cuffie che tu balli, come si Ah, chiama? ok, sì. Ah, Ecco, il silent party, qui l'hanno ok. chiamato silent play. Sì. Quindi se ripercorri questi luoghi appunto di Dante, quindi che sono principalmente la Biblioteca Castense, la Basilica, la zona dove c'è la sua tomba, che è praticamente in pieno centro, e c'è la guida che ti spiega man mano tutto quanto da Ah, queste bellissimo. cuffie. Molto interessante. Sì, e Capito. hanno dedicato a Dante sia delle mostre, ovviamente, che un museo interattivo. C'è proprio il museo Dante che tu percorri e li fa vedere innanzitutto i vari ricalchi di Dante, quindi con il naso a più aquilino, meno aquilino, no? Che ha sviluppato nel corso degli anni, ma soprattutto ripercorrono alcune stanze la Divina Commedia, quindi tu passi dall'inferno al paradiso, al purgatorio. No, no, è stata una bella scoperta, Molto interessante, Ravenna. sì. Cioè, diciamo che è un modo diverso per vivere appunto la Ravenna, che un po' tutti conoscono e che insomma ti dà quell'aspetto in più, cioè quel motivo in più per appunto andare a visitarla. Perché in effetti poi insomma ci sono in tanti luoghi italiani, se poi uno ha la possibilità di andare più volte, comunque di conoscere veramente le particolarità. Devo dire che tante volte alcune mete ti stupiscono per qualcosa che in effetti non avevi preso in considerazione perché magari conoscevi solo Esatto. le classiche cinque cose da vedere. E invece Bra. questo è un luogo di cui anche qui non ci sono mai stata, altro No. luogo, no, Ciao. super instagrammato. Io devo dire che vado alla ricerca di posti molto molto particolari, quindi poi ci sono appunto dei luoghi come questo che sono super appunto esposti alla promozione, alla comunicazione in tanti modi che mi mancano e a questo punto niente, dovrò rimediare, andare appunto anche in questo luogo che tu pensa ha partecipato appunto nei vari caffè delle tre, sono stati ospiti diverse persone e mi hanno detto che poi dal vivo questo luogo non è poi così Oddio, entusiasmante. Che dici? sono relativamente d'accordo, nel senso che il lago in sé magari non sembra meno grande rispetto a come lo si vede nelle foto, però comunque lo scenario delle montagne sul lago così frontale c'è rispetto ad altri laghi che magari sono più immensi, però devi girarci intorno e trovare l'angolatura giusta. Più che altro quello che non mi piace è la speculazione sulla quale si è fatta su questo lago, perché ok, Braies è bellissima, però non è l'unico lago bello che abbiamo in Trentino. Infatti, E quindi è tutto costoso dal giro in barca appunto ne alla. parlano in troppi, perché tutti lo diciamo, diventa una meta imperdibile in qualche modo. Sì, no, infatti, merita però, al di là di tutto merita, si possono fare diverse attività, appunto come il giro in barca, il giro intorno al lago, il giro nei sentieri, che okay, questo è caratteristico, però è bello per fare diverse foto a Braies.
E poi vanta anche la vicinanza di altri luoghi supremi come le Tre Cime di Lavaredo, ad esempio, quindi un'escursione di tutto rispetto in Trentino, cioè è un luogo che non puoi perdere, ecco. La posizione è veramente strategica, insomma, per farsi dei gran bei giri. E quindi, insomma, Sì. in tutti questi luoghi sei andata da sola, da sola, da sola, o in qualcuno di questi sei andata con qualcuno? Allora, fammi pensare, no, tutti da sola, certo appunto Mantova e Ravenna ero, come ti dicevo, con questi Sì, con blog tour, l'altro. quindi viaggi di lavoro, però dai, vale anche là, sono partita da sola, quindi Sì. Esatto. sì, dai, no, tutti da soli, cioè sì, tutti da soli, anche sul Mona, fatta in giornata, da casa, sì. Bello. Bello, bene, grazie di averci fatto un po' viaggiare, di averci fatto, insomma, venire voglia di viaggiare da soli, perché secondo me, come dici tu, è importante anche così togliersi da ogni impiccio, perché uno fa quello che gli pare e va e se Ma la sì. gode. E allora, insomma, grazie. Ovviamente, insomma, la viaggiatrice solitaria sui social e sul blog per seguire anche, insomma, per darti anche consigli, come fare appunto a intraprendere questa strada. E grazie e buon viaggio per le tue prossime, appunto, destinazioni in solitaria. Grazie Grazie mille a te. ancora di aver partecipato. Grazie. Grazie Ciao. mille, ciao a tutti. Ciao. E allora ringrazio voi che siete stati, insomma, in tanti, come sempre, ad aver partecipato a questo Caffè delle Tre, con un po' di destinazioni da non perdere in Italia, con anche qualche consiglio per viaggiare da soli. E allora, come sempre, ci vediamo il giovedì alle 15 su questa pagina. Grazie ancora.